Le tecnologie di cui ci serviamo non sono neutre. Nel corso degli anni, i diversi dispositivi di riproduzione della realtà hanno condizionato in modo decisivo lo sguardo dei registi di famiglia. La storia della tecnologia diventa la storia dei modi con cui tecnologia, cultura e società si sono influenzati l'una con l'altra, cambiando la nostra percezione della realtà e la nostra capacità di raccontarla. La storia dei filmini di famiglia è una storia sociale che descrive come sono cambiati nel tempo abitudini, comportamenti e costumi. È inoltre una storia culturale, quella del nostro sguardo. Ci mostra i modi che abbiamo scelto per raccontarci, per rappresentarci. I filmini di famiglia incrociano poi la storia fatta di eventi, guerre, alluvioni, moti di piazza. Ma quella del film di famiglia è anche una storia tecnologica, la storia di diversi supporti e dispositivi che hanno permesso a persone comuni di filmare la loro vita. È la storia industriale della produzione di cineprese destinate al mercato domestico e quella delle diverse pellicole utilizzate nel corso del secolo di esistenza del film amatoriale. Le cineprese, il loro peso, la loro portabilità, la loro facilità d'uso, condizionano infatti il tipo di film che può essere realizzato, così come lo condiziona la durata di una bobina e il formato della pellicola. La funzione familiare del cinema nasce insieme alla sua invenzione. 1895. Uno dei primi film dei fratelli Lumière è proprio un film di famiglia, Le Repas des Bébés. Louis riprende il fratello Auguste e sua moglie mentre danno da mangiare al loro bambino. Negli anni successivi, quando il cinema si afferma come arte e come industria, il film amatoriale segue un percorso marginale ma parallelo. Le innovazioni e le scoperte tecniche del cinema professionale si trasmettono, con solo qualche lieve ritardo, a quello amatoriale. Nel primo ventennio del Novecento, piccole e grandi aziende competono per ottenere il primato sui brevetti di dotazioni cinematografiche ad uso degli amatori. Bisogna però attendere fino agli anni 20 perché si diffondano sul mercato i primi veri formati familiari. Il film amatoriale diventa una pratica alla portata delle ambizioni di pionieri e sperimentatori. Il primo a essere introdotto è il formato a 9,5 mm, lanciato dalla Pathé Frères e noto come Pathé Baby. È il 1922. Insieme alla pellicola, viene messo in commercio un proiettore di facile utilizzo e poi una cinepresa maneggevole ed economica. Dello sviluppo della pellicola si prende cura la ditta stessa. Il formato Pathé Baby diviene presto molto popolare in Francia e in Europa. Si diffonde sul mercato italiano a partire dal 27-28. La seconda innovazione è la pellicola a 16 mm della Kodak, messa in commercio nel 1923. Il formato a 16 mm restituisce una maggior qualità dell'immagine. Il fotogramma è più ampio e la stabilità della pellicola è assicurata da una doppia perforazione ai lati. Si tratta di un formato semiprofessionale, meno facile da trovare negli armadi o nelle cantine degli italiani. Nel 1932, la Kodak mette in commercio, assieme alle attrezzature dedicate, una meno costosa pellicola a 8 mm. Si tratta di un 16 mm diviso in due.
Al primo passaggio nella cinepresa, la pellicola viene esposta solo sulla metà della sua larghezza. Bisogna invertire le due bobine per impressionare al secondo passaggio l'altra metà di pellicola. Il rischio di doppie esposizioni è concreto. Dopo lo sviluppo, l'8 mm viene tagliato e giuntato assieme. Si raggiunge così il doppio della lunghezza della pellicola di partenza. Questa trovata ingegnosa consente un risparmio di superficie e di ingombro nella cinepresa. Per 30 anni, l'8 mm rimane il formato amatoriale per eccellenza. Sin dal 1888, la Kodak aveva reso popolare la pratica fotografica lanciando lo slogan «Voi premete il bottone, noi facciamo il resto». Da allora, la fotografia non è più patrimonio esclusivo di fotografi professionisti capaci di sviluppare, fissare e stampare nei loro studi le pellicole. Si diffonde una cultura fotografica che richiede solo delle competenze tecniche di base. Per il dilettante, le opzioni espressive si riducono a poco più che la scelta di un'inquadratura. Ora la Kodak prova a ottenere lo stesso risultato sul mercato delle immagini in movimento. Oltre a una tecnologia, si impone un nuovo modo di rapportarsi alla memoria personale. Il film amatoriale diventa negli anni un bene di lusso per persone abbienti che vogliono conservare traccia della loro storia familiare. Il colore è disponibile per le pellicole amatoriali, un 8 mm brevettato ancora dalla Kodak, sin dagli anni 30, ma conosce una certa diffusione solo a partire dalla metà del secolo scorso. Negli anni 50 si registra un forte aumento delle vendite. In Italia, il boom economico allarga il campo del filmabile. L'aumentata possibilità di viaggiare e di spostarsi con mezzi propri offrono alla cinepresa soggetti nuovi. Le trasformazioni tecnologiche vanno di pari passo con le trasformazioni sociali. Bisogna aspettare il 1965 perché esca un nuovo importante formato che raggiunge subito picchi di diffusione e popolarità. Il Super 8 è il formato ridotto per eccellenza, quello che ha realmente massificato la pratica del cinema amatoriale. Super 8 diventa un sinonimo di film di famiglia. Il Super 8 è semplicemente un 8 mm più largo. Delle perforazioni più piccole ai margini della pellicola lasciano più spazio per il fotogramma. La pellicola è fornita all'interno di piccoli caricatori, delle cassette che la proteggono dal contatto con la luce. Inserita nella cartuccia, la pellicola non necessita di caricamento manuale. Si va nella direzione dell'automatismo e della semplificazione. Le cineprese, sin dai modelli più economici, sono dotate di esposimetro automatico e di zoom. Alla fine degli anni 70, diverse ditte introducono il sistema della messa a fuoco automatica. Filmare diventa sempre più facile. Esistente dalla fine degli anni 30, ma complicata e costosa, la registrazione del sonoro fatica a stabilirsi. Per una diffusione di massa, bisogna attendere la metà degli anni 70, quando già, però, inizia l'epoca del nastro magnetico, del videotape. La storia dell'home movie come pratica di massa termina verso la fine degli anni 80. Il nastro e poi il digitale producono un mutamento radicale e mandano letteralmente in soffitta ogni tipo di pellicola. La gioventù non torna più. Quanti ricordi d'amore a Torino lasciato il mio cuore.